Salve ragazzi, sono Evan e in questo video volevo analizzare una teoria che mi era venuta in mente di recente riguardando l'ultimo trailer di Final Fantasy XV. Come spero tutti ricordiate, nel primissimo trailer di Final Fantasy Versus XIII c'era una citazione all'Amleto di Shakespeare e in generale l'atmosfera e i personaggi ricordavano un po' le tragedie di Shakespeare. Iniziamo analizzando i personaggi che dovrebbero essere i principali in questa vicenda. Abbiamo Regis, che è il re di Lucis, nonché padre di Noctis, Noctis, principe ed erede al trono di Lucis, e infine lo zio di cui non abbiamo ancora un nome. Ognuno di questi personaggi si rifà ad un personaggio dell'Amleto, ovvero Regis si rifà al padre di Amleto che è il re di Danimarca, Noctis si rifà a Amleto che è il protagonista, nonché il principe di Danimarca, e lo zio si rifà allo zio di Amleto. La cosa interessante è che a un certo punto, durante l'Amleto, si scopre che il padre di Amleto non è morto per cause naturali, ma è stato assassinato dallo zio che voleva impadronirsi del trono. Amleto scopre questa verità proprio grazie al fantasma del defunto padre. Sappiamo tutti che Noctis ha un dono speciale, quegli occhi dietro che ha ricevuto in seguito a un'esperienza pre-morte e che servono a vedere le anime morenti. Il quadro adesso comincia a apparire più chiaro. Secondo me, gli occhi dietro serviranno a Noctis per parlare col proprio defunto padre e scoprire le vere circostanze della morte. Analizziamo la situazione in cui Noctis si dovrebbe trovare a inizio gioco. Io credo che quasi tutte le immagini dei trailer siano delle prime fasi del gioco, tranne la parte con Leviathan che è stata confermata essere un punto avanzato. Ma tutta la parte in città è molto probabilmente il prologo alla vicenda. C'è in particolare questa scena in cui sono in questa sorta di riunione con il rappresentante di Niflheim che è particolarmente importante. Non vi sembra strano che in una qualsiasi riunione sia possibile entrare armati? Lo zio di Noctis, tra l'altro, è proprio accanto a Regis e sembra essere in posizione per un colpo alle spalle. E infine c'è un'ulteriore prova che in realtà è ancora più speculativa, ma voglio comunque tirarla in ballo, ovvero il party. Il party è formato da ragazzi, sono tutti amici, Prompto è un compagno di scuola di Noctis, sono tutti amici e si conoscono, tranne uno che è un quarantenne ed è una guardia del corpo, Corleonis. A me sembra strano che durante una guerra la guardia del corpo, che dovrebbe essere la migliore guardia del corpo a disposizione, venga mandata a proteggere il principe e non rimanga col re. Sì, viene fatto, ma in condizioni particolari. E secondo me la condizione particolare è proprio che non c'è più nessun re da proteggere. Regis è morto quando scoppia la guerra. E infine c'è l'ultima scena dell'ultimo trailer, dove c'è questo botta e risposta tra Cor e Noctis, in cui Cor gli chiede se Noctis vuole sapere la verità e Noctis dice che gli piacerebbe, e Cor gli risponde che è complicato. Ora, secondo me, Cor ricoprirà lo stesso ruolo che ha ricoperto già Auron in Final Fantasy X, ovvero quello di guida, quello di mentore. Cor ha, tra virgolette, già completato il suo viaggio. Il suo scopo è guidare Noctis alla fine del suo viaggio. Sa già cosa lo aspetta alla fine del suo viaggio, ma non può dirglielo perché è un percorso che deve fare Noctis per crescere. Perché Cor sa già che Regis è morto, sa già come è morto Regis, però è una cosa che Noctis deve scoprire da solo. Ok ragazzi, con questo credo che sia proprio tutto. Fateci sapere se vi è piaciuto il video e volevo anche ricordarvi che giorno 10 giugno alle 3 del mattino ci sarà la conferenza Square Enix alle 3 2014. Noi pubblicheremo degli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook. Se siete interessati vi consiglio di controllarla perché penso che ci sarà qualcosa di grosso. Alla prossima!